I bambini presi più di mira erano i due bambini, diciamo, con problemi, il bambino autistico e più che altro l'altro bambino con problemi psicomotori. Faceva la legge del taglione, se lui ti ha dato uno schiaffo tu dagliene due, poi se due non bastavano gliene dava tre, quattro, incitava i bambini grandi a picchiare quelli più piccoli, o perché piangeva o perché a lei dava fastidio. Siamo a Roma, in un istituto scolastico a due passi dalla Tiburtina. È qui che lavora Barbara Nasso, una bidella che ben presto si imbatte in una maestra da tutti definita modello, capace però di nascondere un secondo volto che solo i bambini conoscono. Quando noi lo portavamo in bagno, lui si copriva sempre il viso in questo modo. Ora abbiamo saputo che la maestra, quando andava in bagno e non voleva far pipì, più volte lo strattonava e uno degli episodi è stato lo schiaffo che poi ha portato Barbara a denunciare il tutto. Menano tra loro, non è che glielo io. No, gli ha tirati i capelli come gli ha dato uno schiaffone l'anno scorso sulla tazza. Ho visto più di una volta. Si parla di maltrattamenti psicologici pesantissimi, erano ovviamente degli abusi sotto gli occhi di tutti, che sono stati visti e taciuti. Essere tradito da un insegnante, quindi della tua figura di riferimento, proprio per queste ragioni, è una cosa di una gravità inaudita. Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati.